Questa volta andiamo in Lombardia, estremità est della provincia di Brescia, Valle Sabbia, Monte Maniva, Passo del Gaver. Che posti! Sempre in compagnia di Pierangelo Plebani, insostituibile amico, compagno di viaggio e cicerone del quale non riesco a fare a meno quando le mie incursioni mi portano a varcare il fiume Po per raggiungere territori di straordinaria bellezza. Bagolino. Ecco, ci fermeremo lì per conoscere un affinatore di formaggi. E quale, se non il Bagos, forte del suo record di pezzatura quando parliamo di formaggi di montagna. Unico nel suo inconfondibile colore, nel suo profumo e sapore. In queste zone, 28 aziende agricole producono con passione e determinazione questo formaggio, l'oro di queste valli. Oro per il colore della pasta che si ottiene aggiungendo lo zafferano. In questo la Repubblica di Venezia ha lasciato il segno. Infatti all'epoca il commercio di zafferano con l'Oriente del mondo ha portato oggi un retaggio che possiamo ammirare e degustare sulle nostre tavole. Ma dopo i laboriosi e attenti produttori, chi si prende cura di questo prodotto? Chi lo culla amorevolmente per mesi, per anni? Ricordiamo che il bagos da disciplinare di produzione non può essere commercializzato prima dei 12 mesi. Partiamo da 300-350 litri di latte di bruna alpina per arrivare a un prodotto straordinario e meravigliosamente sapido che arriva a pesare anche 20 volte di meno, un concentrato di madre natura. Quindi andiamo da chi prende a cuore una fase fondamentale della vita di un formaggio, l'affinamento. Incontriamo Andrea Pellizzari. Il bagos arriva qui nelle nostre cantine, viene stagionato per tutto il periodo da noi scelto, in base ad ogni forma, alle sue caratteristiche, per poi arrivare sulle tavole di tutti, nelle varie degustazioni da un anno, due anni, tre anni, che si differenzia anche in estivo ed invernale. La lavorazione che facciamo noi principalmente consiste nel ungere e raschiare le forme per tutto il periodo della stagionatura, un processo indispensabile per mantenere la forma in perfette condizioni. Abbiamo negli anni selezionato i produttori a cui ci affidiamo per avere la migliore qualità di ogni formaggio. Qui poi noi scegliamo quale formaggio sarà predisposto ad invecchiare e quale invece sarà più pronto ad essere servito in tavola o cucinato nei risotti, nelle paste o nelle nostre cucine. Il bagos lo si utilizza principalmente consumato a crudo, ma si presta molto anche in cucina, grattugiato nella pasta o nel risotto per arricchire le pietanze, dando un gusto di tradizionalità. Noi stagioniamo all'incirca 200 forme di bagos. Le stagionature variano da un anno fino a un massimo di tre anni e raramente riusciamo a portare delle forme a 5 anni, 6 anni di stagionatura come esperimento o anche come sfizio personale. Il mio compito non è solamente quello di stagionare il formaggio, ma di affinare il formaggio, quindi scegliere quali forme potranno poi essere invecchiate nel tempo. Il lavoro non finisce solamente nelle stalle, nei caseifici, ma continua nelle nostre cantine di stagionatura, dove appunto selezioniamo i formaggi che sono pronti o meno ad essere tagliati.